Quello che vedete è ciò che resta dello scooter di Renzo, 15 anni, investito e ucciso in pieno centro a Siracusa da un ragazzo poco più grande di lui. Mio figlio è stato ucciso 3 volte. Perché 3 volte? Da lui, per come correva, dai vigili urbani che hanno fatto i rilievi a modo loro e dalle bugie che ancora oggi si inventano. Dopo tutte le perizie che ci sono, ancora non sanno come insabbiare la situazione, che è ben chiara, è tutto chiaro. In realtà, purtroppo, l'unica cosa chiara in questa storia è la morte di Renzo. Quell'auto in quel momento non poteva circolare, doveva essere parcheggiata. Il mio figlio non sarebbe morto, sarebbe ancora qui. Mio figlio doveva vivere. E invece mi è stato strappato mio figlio. Renzo, sguardo fiero e allegria contagiosa. Un orgoglio di figlio, un'esplosione di felicità. Lo sai che c'è? Quando mi alzo sto bene, bene. A noi ci basta questo. Qui si sta bene, bene, bene. Ah. Lui mi telefonava sempre. Mamma, stai tranquilla. Mi mandava sempre messaggi. Quando stava fuori il suo pensiero era sempre da me. Era un coccolone, Renzo. Renzo, che mandava messaggi e scriveva lettere d'amore. Mamma, certe volte vorrei scappare via il più lontano possibile da tutto e da tutti. Non so cosa devo fare, ma cosa faccio? Ho bisogno di averti vicino, del tuo sostegno, ma soprattutto di te. PS, ti amo. Mi strazia vederti triste, Renzo. E per il 15° compleanno di quel ragazzino così affettuoso, mamma e papà decidono di regalargli uno dei suoi sogni, uno scooter tutto suo. Ti piace, amore? O... Mamma, io sono contento! E lui era strafelice. Gli dicevo: Renzo, il motore ti serve per gli spostamenti in città, per andare a scuola. Il 21 aprile del 2016 Renzo esce da casa con il suo scooter proprio per andare a scuola. E come sempre, al suono della campanella: mamma, senti una cosa, io sono uscito ora da scuola, mi sto facendo un giro. Alle 13:20 però mamma Lucia riceve una telefonata. È Alberto, il migliore amico di Renzo. Lucia, Renzo, un brutto incidente. È un attimo, il pensiero è subito uno solo. Gli chiedevo: ma è vivo? Dimmi se è vivo mio figlio. Ma piangeva, disperatamente piangeva. Con quel pianto del migliore amico di Renzo inizia l'incubo di Lucia, che si precipita in ospedale. Sono arrivata insieme a lui e quando hanno aperto il portellone dell'ambulanza mi ha guardata e mi ha alzato il pollice per tranquillizzarmi, come faceva sempre. L'ha fatto lui. Così. Mi ha alzato il pollice e con la manina mi ha fatto questo gesto per farmi capire: mamma, è tutto a posto. Ma purtroppo non è tutto a posto. I suoi femori erano sbriciolati, il suo bacino era sbriciolato, il suo osso sacro era sbriciolato, i suoi organi interni erano completamente distrutti, reni, milza, stomaco. Aveva un'emorragia che non riuscivano a bloccare. Tutta Siracusa si è unita a noi per donare il sangue. Gli hanno trasfuso 15 litri di sangue. Ma che potevano fare? Non c'era nulla da fare. E alle 15:30 del 22 aprile 2016 c'è lasciato mio figlio. E noi siamo andati con lui. Renzo è morto dopo 26 ore di agonia. I traumi riportati sono impressionanti. Non c'era nulla da ricucire, non c'era nulla da risanare. Ho visto chiudere mio figlio dentro una bar. Gli occhi persi e spenti di Lucia sono gli occhi di una madre la cui vita è stata stravolta dalla tragedia più grande che possa capitare ad un genitore. Non è giusto che devo andare al cimitero a trovarmi mio figlio. Non è giusto. Ormai ho quel tanfo di cimitero che proprio non lo sopporto più, invece di sentire il profumo di mio figlio che mi profumava una casa. In questa casa da 2 anni c'è solo un doloroso silenzio. È tutto così assurdo. Mio figlio non ha sbagliato niente. Mio figlio ha pagato con la sua vita l'errore di chi ha sbagliato. Mio figlio ha pagato l'errore di un altro. Cosa è successo quel giorno? Come ha fatto lo scooter di Renzo a finire così, accartocciato come un bicchiere di plastica stretto in una mano? Renzo procede su questa strada, andava forse a 30 all'ora. Più o meno. Dall'altro lato sopraggiunge quest'auto che in curva fa un sorpasso, ma un sorpasso ad altissima velocità. Volava a bassa quota, perde il controllo e finisce nella corsia di Renzo, investendo Renzo, investendo un altro ragazzino, una ragazzina e una moto parcheggiata. Ha fatto strike. In città questo? In pieno centro abitato. Non ci sono carri armati né eserciti. Eppure la strada sembra una scena di guerra. A causare quel disastro è stato un ragazzo di 23 anni che era alla guida di questa Panda bianca, Santo Salerno. Un ragazzo conosciuto in città anche perché è...
figlio di un vigile urbano. E sono proprio i vigili urbani di Siracusa i primi ad intervenire sul luogo dell'incidente. Naturalmente i rilievi li hanno fatti loro e li hanno fatti un po' come hanno creduto più opportuno. Su quella strada insanguinata a un certo punto compare anche il padre del ragazzo che guidava l'auto assassina, l'ispettore Sebastiano Salerno. Era in servizio? No, era in borghese. Comunque era parte integrante della situazione, si vede dai suoi movimenti, dai suoi gesti. Quest'uomo che sembrerebbe dare delle indicazioni ai suoi colleghi in divisa è proprio l'ispettore Sebastiano Salerno. Nulla di strano, del resto è pur sempre un vigile urbano intervenuto sul luogo di un gravissimo incidente. Però è anche il proprietario di quella panda bianca. E quella panda bianca che correndo all'impazzata nel centro di Siracusa ha ucciso un ragazzino sarebbe dovuta rimanere ben chiusa in un garage. Perché? Sprovvista di copertura assicurativa. Questo è il verbale in cui si legge il nome del proprietario della panda, il vigile Sebastiano Salerno. E questa la prova dell'assenza di copertura assicurativa. Ma Santo, quella mattina ha comunque deciso di giocare al pilota. Lui è uscito armato, non è un incidente, perché quando si esce con l'auto all'ora di punta, fai 100 km orari, sei uscito per uccidere. Un ragazzo di 23 anni che si trasforma in un omicida, senza volerlo, certo, ma con molte responsabilità. Quello che c'era in mezzo alla strada non si può capire. Ha richiamato l'attenzione di tante persone perché il boato è stato così forte. Un boato, un ragazzino che morirà a breve e altri feriti gravi. Eppure quel giorno a Santo vengono contestati solo delle inevitabili sanzioni amministrative e, ad esempio, nessuno gli ha ritirato la patente. Questo nonostante il codice della strada all'articolo 223 reciti ritiro della patente in ipotesi di reato. E più reato di un ragazzino quasi morto sull'asfalto cosa c'è? Ma secondo quanto raccontano i genitori di Renzo, i colleghi dell'ispettore, papà del guidatore, avrebbero trattato quel disastro come un normale incidente. E oltre a questa svista, i vigili non contestano un'altra aggravante. Nonostante mettano nero su bianco che Santo transitava nel tratto curvilineo invadendo la carreggiata opposta, e cioè procedeva contromano eppure in curva, non gli contestano questo reato che avrebbe comunque comportato la sospensione della patente. Io dico questo, chi ha fatto i rilievi, con quale coraggio tornano a casa e guardano i loro figli? L'elenco delle presunte sviste della municipale non è ancora completo. Pensate al primo controllo che vi viene fatto se vi fermano il sabato sera, oppure se provocate un incidente, anche senza ferire nessuno. L'alcol test, e indovinate un po', a Santo Salerno, figlio del vigile, nessuno si è preoccupato di fargli delle analisi per stabilire se si avesse bevuto, se avesse fatto uso di stupefacenti di qualche tipo. I documenti dell'azienda sanitaria di Siracusa parlano chiaro. Non risulta che sul Santo Salerno siano stati effettuati esami metaboliti urinari e esami tossicologici, perché nessuna richiesta a procedere risulta mai pervenuta al pronto soccorso dalla polizia municipale. Ma come? Una persona neopatentata provoca un incidente di tali proporzioni con una macchina senza assicurazione, guidando in pieno centro città, contromano, in curva, a velocità elevatissima, e i vigili urbani non controllano se ha bevuto o se si è drogato? Ma perché? La legge deve essere uguale per tutti. Chi è messo lì a far rispettare le leggi è il primo che non le rispetta. Sarà la prefettura il 21 dicembre 2017, cioè ben 8 mesi dopo la morte di Renzo, a dare un primo debolissimo segnale di giustizia con la sospensione della patente per la durata di 12 mesi a Santo Salerno, che fino ad allora ha continuato a guidare e a fare la sua vita senza mai far arrivare a Lucia e a Giulio un segnale di consapevolezza su quanto accaduto. Così come anche da parte dei suoi genitori. Non ho ricevuto niente da parte loro, nessun pentimento, nessuna richiesta di perdono. Mi hanno ammazzato un figlio. Da mamma penso che saresti il minimo pensiero lo avrei avuto. E così andiamo a cercare chi il giorno dell'incidente avrebbe dovuto intervenire con fermezza, per cercare di capire esattamente come sono andate le cose e il perché di molte delle decisioni prese. Buongiorno, scusi, sono Nina Palmieri delle Iene. E sulla scena di un tamponamento troviamo proprio il papà di Santo, l'ispettore Salerno, che però si chiude in macchina, e un suo collega. Scusi, che è successo? Qualcosa di grave? Un incidente, sì. Quindi non grave come quello che è avvenuto il 21 aprile in via Cannizzo. Non lo so, di quell'incidente non ho memoria, perché non ho memoria, probabilmente non l'ho fatto io. Questo signore che dice di questo incidente non ho memoria è l'ispettore Callea, che qui vedete con il padre di Santo sulla scena della tragedia, ed è colui che quel giorno ha firmato il verbale pieno di sviste e di punti poco chiari. Ecco spiegato tutto, forse ha dei problemi di memoria, e allora l'aiuto io a ricordare. L'incidente che ha coinvolto il figlio del suo collega, se vuole scendere magari volevo parlare un attimo di questa cosa, perché ci sono dei punti un po'... Noi non possiamo parlare di queste cose. Non ne potete parlare? Ci sono dei
dei punti molto oscuri sulla vicenda, sono delle sviste forse, non avete fatto il test dell'etilometro? Sì, non ne posso nonostante insomma ci fosse una scena, diciamo così, questa qua, no? Una scena come questa non avete fatto i test tossicologici, e voglio dire, se non li chiedete in un caso come questo, quando li chiedete? Non avete chiesto il ritiro immediato della patente nonostante ci fosse la violazione semplicemente del codice? Non avete applicato l'articolo 223, vi siete comportati come se non ci fosse l'ipotesi di reato di lesioni con dei feriti gravissimi? Io credo che ci sia da parte soprattutto del signor Salerno la necessità di assumersi le responsabilità rispetto a quella vicenda. Siete colleghi, siete l'autorità giudiziaria, non ha fiducia nell'autorità giudiziaria, e il signore aveva la responsabilità anche da genitore. Perché scappate? Vi devo far ripassare un attimo il codice della strada, che vi siete dimenticati un po' troppe cose. Fermatevi! E proprio quando penso di averli persi si ferma un signore. Sì, sali. E incredibilmente siamo noi a inseguire la legge. Ma vai dietro. Ti meritereste un bel multone, non è una ragazzata. Si chiama omicidio stradale quello commesso da figlio dell'ispettore Salerno. Non riesco a crederci. Sono in macchina e mi chiedo questo, ma sto andando al cimitero da mio figlio io. Cioè io vado da Renzo, mi prendo la macchina ogni giorno per andare al cimitero. Renzo che ti direbbe adesso? Che non mi vuole vedere triste. Guai se mi vedeva triste, Renzo. La settimana scorsa Santo Salerno è stato rinviato a giudizio. Gli viene contestato l'omicidio stradale con la sola aggravante dell'alta velocità. Andrà a processo soltanto il 19 settembre 2019, più di 3 anni dopo la morte di Renzo.